E infine questo è un prospetto di quanto le verrà versato ogni. Minuti sono voi. Torno subito, devo solo discutere una pratica e torno. Ti amo troppo per dirtelo. Il terzo film dopo il grande successo di Santa Maradona e di AR, come ti trovi dietro la macchina presa? È passato qualche anno per motivi familiari? Beh, mi trovo bene. Devo dire che avere una pausa fa bene a un regista, perché comunque ti permette di fare un passo indietro, pensare esattamente al motivo per cui fai quel mestiere lì, il piacere di farlo. E in questo caso qui è stata una sensazione di primo film. Il primo Chuck è stato un primo Chuck, sarà che appunto è una commedia romantica, che è un genere che io conosco bene da spettatore ma non da filmmaker, e continua bene. Stiamo appunto oggi all'ultimo giorno di riprese, ha quella freschezza lì, inaspettatamente la freschezza del primo film, quindi sono io il primo a essere curioso di vedere, non appena abbiamo un po' di sequenze messe in fila, di avere un disegno generale del film, di vedere che cos'è. Però mi è sembrato un film che appunto che ha la freschezza dell'opera prima. Questo essere ignobile è il mio fidanzato. Ed è un mese che mi tradisce con un'altra. Che poi sarei io, l'altra. Una commedia romantica. Come guardi a questo personaggio di Ti amo troppo per dirtelo? Beh, mi fa molta simpatia. Uno, perché desideravo tanto poter fare una commedia adesso, e poi perché ci ritrovo molte cose che vedo nella vita reale, quindi è stato molto divertente dargli vita. E, insomma, spero che poi il pubblico percepisca questa anche leggerezza, nonostante la vita che si affronta è anche pesante. Sei circondato da donne bellissime in questo film. Con che tipo di esperienza è stata? Beh, una delle cose fondamentali nell'accettare questa sfida, questo gioco, è stata proprio la felicità che avevo nel poter lavorare con Jasmine e con Carolina, perché sono due attrici e due colleghe con cui sapevo che mi sarei trovato molto bene, non c'è stato nessun problema, anzi ci aiutavamo veramente tanto a vicenda e mi sono trovato perfettamente in sintonia con loro, anche con il resto del cast, insomma con Fabio Troiano, che siamo molto amici nel film. Insomma, è stato proprio piacevole lavorare in questo gruppo molto in armonia. Addio. Arrivederci. 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 Avvocato, quando poi un attimo le vorrei parlare. D'ora in poi voi non mi assisterete più in niente. E rivolgo subito il mio anello. Come darle torto. Pure il vaso in faccia. Ecco fatto. Come hai scelto il cast? È un cast di grande talento, Jasmine Trinca, Francesco Chan. Il cast, innanzitutto mi diverte il fatto che sono attori che hanno dimostrato un grande valore in terreno molto differente, ma principalmente non di commedia classica. Per cui Francesco arriva dal grande film Bahia, Jasmine l'abbiamo conosciuta attraverso Stanza del Figlio, passando al romanzo criminale, Il grande sogno, quindi personaggi comunque in qualche modo tormentati. Carolina Crescentini è un'attrice anche molto lei particolare e così via. A me piaceva l'idea che tutti questi attori raccogliessero la sfida di andare a fare una commedia, ma non come semplificazione della narrazione, non come vabbè ho fatto il cinema serio, adesso faccio un cinema leggerino. Faccio il cinema che è di commedia, che ha un suo valore importantissimo, secondo me, sociale e appunto nell'ambito dei grandi generi narrativi. Ridere di una cosa non significa assolutamente sminuirla, significa nobilitarla in qualche modo. La grande commedia storicamente al teatro ce l'ha insegnato. E questo, secondo me, dà anche la carica di presentazione di una realtà alternativa a quella che ci troviamo a vivere. In questo caso qui è una commedia romantica che però in qualche modo prende il punto di vista, lo sposta di qualche grado
e ci fa pensare che non necessariamente tutto deve essere in quel modo lì, ma in qualche modo possiamo pensare a una realtà un po' diversa.